Ringrazio il Presidente Mauro Ronco e il Centro Studi Rosario Livatino per l'impegno e la cura dedicati a questo convegno, all'allestimento della mostra che nei prossimi giorni sarà ospitata qui nel Chiostro della Minerva e più in generale per la dedizione che da sempre contraddistingue la loro opera sociale e culturale. È veramente difficile non emozionarsi nel rendere omaggio alla reliquia del Beato Rosario Livatino. Beato Rosario Livatino erano amici di Ricardi e per loro non è una persona, una figura, un'immagine, un santo, un beato che è lontano. E vive con loro giorno dopo giorno, lo considerano un cittadino vivente della loro comunità e così deve essere per tutti coloro che si accostano alla memoria del Beato. Ed è un onore poter accogliere infatti in Senato, in occasione del suo solenne pellegrinaggio a Roma, la reliquia che lo accompagna in questo evento. Impegni legati ai lavori dell'Aula purtroppo vi renderanno, non solo, vi renderanno impossibile ascoltare tutti gli interventi e me ne voglio scusare sin d'ora. Quella di Rosario Livatino, che è un'eredità che ci ha lasciato di grandi valori, così come di forti doveri, un'eredità che ci unisce nel dolore per una morte orribile e ingiusta, ma che allo stesso tempo reca con sé un prezioso messaggio di fiducia e di speranza. Da giovane magistrato in prima linea contro mafia e criminalità, Rosario Livatino ha più volte testimoniato come comprensione, redenzione e perdono, oltre a essere cardine di fede e carità cristiana, siano anche principi irrinunciabili di vera giustizia. Per Livatino non era sufficiente passare dal ricatto al riscatto, che è necessario sul piano reale e reale per le vittime. È la sua convinzione forte che fosse decisivo un radicale cambiamento dall'interno. Per lui redenzione significava trasformazione, conversione delle coscienze, del pensiero e dei comportamenti. Da siciliano, e di siciliano ben intento, aveva un legame fortissimo con la sua terra e la sua gente, così profondo da spingerlo a donare tutto se stesso per liberarla dall'oppressione mafiosa. Il suo esempio ha ispirato un'intera generazione di giovani magistrati che non hanno esitato a caricarsi sulle spalle, proprio negli anni più difficili della lotta alla mafia, il peso di enormi sacrifici. Rosario Livatino, con lui Antonio Scopelliti, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, alla cui memoria sono personalmente legato in maniera particolare, e tante altre donne e uomini dello Stato, vittime della violenza mafiosa, con il loro coraggio hanno cambiato il corso della storia e portato la lotta alla mafia dal piano del diritto a quello della morale. Questo è il messaggio più importante. Non più e non solo lotta alla criminalità, ma un'autentica battaglia di libertà. E così ci hanno dato la speranza di sconfiggere davvero la criminalità organizzata e di estirparla, partendo proprio dalle sue radici sociali e culturali. Una speranza più forte della paura, della rassegnazione, della omertà. Una speranza forte, come forte è stato l'applauso, a proposito di omertà, che abbiamo capito essere ancora fondamentale nella possibilità di continuare ad esistere della mafia. È stato forte l'applauso dei cittadini di Palermo, quelli buoni, quelli veri, che ha accompagnato i nostri carabinieri impegnati nell'arresto dopo quasi 30 anni di latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Una vittoria dello Stato al quale desidero rinnovare le mie congratulazioni ai magistrati, ai rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno perseguito con determinazione questo risultato senza mai arrendersi. Anche una vittoria della società, di quella appunto Sicilia bella, vitale, generosa, che sta dalla parte della giustizia. Rendere omaggio alla memoria di Rosario Livatino significa farsi carico del dovere di testimoniare il suo esempio e la sua storia, il dovere di tramandare, specie
fede, di fiducia e di speranza, il dovere di non dare tregua alla mafia e di difendere sempre, senza incertezze o esitazioni, quei valori di giustizia e libertà che sono alla base del nostro essere cristiani e della nostra comunità nazionale. Grazie.